come se si è creato. Fatemelo voi un applauso, fatemelo voi! Signori, io nei vostri occhi vedo che c'è aria e voglia di cambiamento. C'è la possibilità di cambiare anche in questa città. Domenica andate a votare Gaetano Sciacca e il Movimento 5 Stelle. Grazie, vi saluto. Ciao. Buonasera, buonasera a tutti ragazzi. Ciao, ciao Messina, siete fantastici. È un'emozione meravigliosa guardarvi da qua perché è straordinario questa distesa e poi sentiamo il grande affetto e tutto il vostro calore. Allora, Gianluigi è qui con noi, aspettiamo anche Giancarlo Cancelleri, il nostro candidato sindaco, Gaetano Sciacca e fino alle sue spalle. E prendetevelo questo applauso perché ce lo meritiamo, è per noi questo applauso. Io voglio soltanto lasciarvi una riflessione su quanto voi, noi cittadini, siamo importanti. Siamo importanti perché il voto, il nostro voto, giorno 10 giugno, il nostro voto farà la differenza, sarà una scelta. Come scegliamo le cose che ci servono, le cose che riguardano la nostra vita, scegliamo il medico, scegliamo la scuola per i nostri figli, scegliamo le persone con cui vogliamo stare bene e gli amici. Il giorno 10 di giugno per Messina scegliete il meglio, scegliete la discontinuità, scegliete cambiamo col passato. Abbiamo fatto già la svolta, il 4 di marzo già l'Italia ha scelto il governo del cambiamento. Bene, tutto questo noi dobbiamo farlo qua. E io sono sicura che in Messina ce l'auguriamo e stringiamo forte, incrociamo le dita, diventerà la terza città metropolitana che avrà un sindaco a 5 stelle. Ciao a tutti! Gaetano, a te. Grazie, grazie Valentina, ma grazie a voi, ai miei concittadini. Fatemi godere di questo spettacolo, fatemi guardare uno a uno perché devo alimentarmi del vostro calore. Grazie. Come vi sentite la mattina quando vi svegliate? Ora meglio, ora meglio, abbiamo una speranza in più. Cosa pensate quando andate al lavoro per chi ce l'ha? Qual è il sentimento che vi prende nel momento in cui vedete questa città com'è ridotta? E quando pensate ai nostri figli, i miei figli sono stati in Australia e anni che vivono in Danimarca, a Copenaghen, e mi mancano, e sono convinto che anche i vostri figli vi mancano. E pensare che quella politica carnefice che ha costretto i nostri figli ad andare fuori, oggi si ripresenta con un altro vestitino, con una nuova verginità, pensando che la gente sia stupida e non sappia che dietro quel vestitino cambiato c'è sempre quella vecchia politica, quella politica che ha causato la città in questo stato. E allora è venuto il momento di dire basta! Vogliamo il cambiamento, alziamo la testa! Bravo! Sapete che abbiamo fatto un programma bello perché è il vostro programma, l'abbiamo fatto in mezzo alla gente, raccogliendo le vostre istanze. Abbiamo messo in questo programma la fattibilità, la concretezza. Abbiamo parlato di una precondizione che è la messa in sicurezza del territorio, abbiamo messo le tante piccole opere, a differenza di altri che mettevano opere di distrazione di massa, mettevano opere irrealizzabili, ben sapendo che non sono sostenibili né dal punto di vista tecnico né dal punto di vista economico. Abbiamo messo quelle opere di decoro urbano che la gente ci ha indicato, fatto di buche, di scelvatura non fatta, di deratizzazione, di tante cose che la città ci chiede. Abbiamo messo i villaggi che devono diventare le nuove centralità.
e poi la rigenerazione urbana, che significa dare impulso e linfa all'edilizia, un'edilizia però sostenibile, un'edilizia fatta non di aggressioni alle colline, ma di rispetto della natura e rispetto di quelle che sono le nostre peculiarità e la nostra ricchezza, che è la ricchezza che fa di Messina unica nel suo genere, perché il patrimonio naturale, ambientale, paesaggistico di questa città la fa unica a livello mondiale. E abbiamo l'obbligo di mettere a reddito la nostra città, far conoscere al mondo intero quanto è bella la nostra città. Abbiamo bisogno dei giovani e dobbiamo non solo bloccare l'emorragia dei giovani, ma dobbiamo attirare i giovani, e per attirare i giovani dobbiamo far capire che Messina, con le sue criticità ideologiche, ambientali, con la sua linea di costa anche a volte mortificata, può rappresentare una grande ricchezza. Mettere a reddito i numerosi, enormi beni demaniali comunali, che vuol dire che nel momento in cui noi abbiamo dalla Casa del Portuale ai silos o al mercato ittico un gruppo di immobili così importanti, frontisti al mare, pensare che quei beni sono da anni inutilizzati, duole il cuore, pensando che gli stessi beni devono essere dati alla cittadinanza, ai giovani, per poter fare attività economiche. E allora lotta agli sprechi che vuol dire ridurre anche lo stipendio da sindaco oltre a ridare quello al dirigente. Lotta agli sprechi significa eliminare i fitti passivi. In questo momento il comune paga 1.300.000 euro di fitti passivi a fronte dell'enorme patrimonio comunale che abbiamo inutilizzato. Significa investire nell'energia, significa ridurre gli impianti, fare impianti energetici per poter abbattere la bolletta energetica. E allora, se noi saremo capaci di individuare quella vecchia politica che ora si vuole ripresentare sotto mentite spoglie, avremo già vinto. Mi raccomando, alziamo la testa e diciamo basta a quella politica. Abbiamo nella nostra città tre criticità: ambientale, infrastrutturale e legata al lavoro. Ambientale, un attimo, ora parliamo. Ambientale significa che i nostri corsi d'acqua sono stati violentati, la linea di costa è in forte difficoltà ambientale perché è continuamente in arretramento e minaccia le abitazioni e le infrastrutture. Abbiamo l'aspetto legato alle infrastrutture minori che sono in grande difficoltà anche questa, perché ci sono popolazioni, borghi che non possono neanche essere raggiunti. Basta citare l'esempio della località San Michele o al Galà di Sant'Anna, dove la gente deve guardare il torrente per andare a casa. E abbiamo il problema del lavoro. Sapete quanto noi ci teniamo e abbiamo puntato sul lavoro, perché sul lavoro ci giochiamo tutto. E allora questi tre aspetti fondamentali, queste tre criticità, oggi abbiamo tre ministri, quello all'ambiente, quello alle infrastrutture e quello al lavoro, che sono del Movimento 5 Stelle. Guai a perdere questa grande opportunità! Alziamo la testa e votiamo Movimento 5 Stelle, che andiamo a sciacca. Grazie, Luigi Di Maio, il nostro vice premier. Buonasera! Grazie di essere qui, grazie di essere qui, grazie a tutti, davvero. Siete bellissimi, è una piazza incredibile, siamo al governo e riempiamo ancora le piazze. E vi ringrazio perché è un momento molto importante questo, per due ragioni. La prima, voglio iniziare con qualche buona notizia. Ci sono voluti 85 giorni circa per fare questo governo, ma credo che l'abbiamo fatto bene. Per esempio, non ci sono né condannati né inquisiti, e questa è una unicità dal 1994. Iniziamo da questo. E la seconda cosa importante è che durante questi 85 giorni, mentre
cercavamo di fare il governo, quindi portavamo avanti le trattative. Alla Camera dei Deputati il nostro presidente Roberto Fico lavorava ad una delibera storica che nelle prossime settimane, visto che è pronta, potrà essere approvata, e cioè dopo 30 anni il taglio dei vitalizi agli ex parlamentari. Finalmente, finalmente. Poi voglio dirvi un'altra cosa, c'è tanto da fare in Italia, quindi non ci dobbiamo assolutamente accontentare, anzi io vi chiedo una cosa, qualora dovessi tornare in queste piazze a dirvi che stiamo lavorando bene e l'Italia sta meglio perché qualche indice sale, mi dovete rimproverare. Se io vengo a dirvi che i cittadini stanno meglio perché sale l'indice di occupazione giovanile, mi dovete rimproverare, perché lì dentro non c'è l'occupazione giovanile, in quell'indice molto spesso c'è lo sfruttamento giovanile, ci sono contratti a una settimana, a un giorno, c'erano i voucher, c'era di tutto lì dentro. Come quando si dice l'Italia va meglio perché il PIL sale per tante ragioni, tra l'altro con disparità territoriali, nel senso ci sono due o tre regioni che tirano il PIL di tutta l'Italia. Quindi non vengo a fare alcun tipo di proclama per dirvi le cose già vanno meglio perché tagliamo i vitalizi. Anzi, io vi chiedo una cosa, perché è quello che voglio fare, magari sarò un illuso, ma è la nostra grande ambizione di governo. Non è venirvi a dire state meglio perché i nostri indici lo dicono, ma le piazze che dovremo continuare a riempire così servono per chiedervi come state. Perché il nostro grande obiettivo è fare in modo che al di là degli indici, la mattina vi svegliate e vi dite davanti allo specchio: io sto meglio non perché me lo dice un numero, ma perché mio figlio sorride perché ha trovato lavoro, mio nonno ha una pensione più dignitosa, mio padre non ha più tre lavori ma uno solo, o lo ha trovato dopo averlo perso. Questo è un concetto importante, se no facciamo come tutti gli altri. Tutti ci dicono che le cose vanno meglio, anche l'ultimo indice di occupazione dice che le cose vanno ancora meglio. Ma com'è che io quando giro nelle nostre regioni continuo a trovare gente disperata? Perché quegli indici significano ben poco oggi. Il PIL, l'indice di occupazione giovanile. Io voglio migliorare la qualità della vita, che significa rendervi più felici, al di là dei numeri, al di là di quello che dice il TG, al di là di quello che dicono i giornali. E si comincia con dei piccoli passi. Ieri era un giorno festivo, ma io ho chiesto ugualmente di aprire il mio ministero. Questa è la mia prima uscita pubblica da ministro del lavoro e dello sviluppo economico della Repubblica Italiana. Ho chiesto di aprirlo e di incontrare un piccolo staff di persone che mi spiegasse già come ci potevamo mettere al lavoro. Poi mi sono ricordato di una promessa che ho fatto, che unisce il nord e il sud. È un imprenditore del nord, si chiama Sergio Bramini, che aveva fatto dei lavori qui in provincia di Ragusa con la sua azienda. Lo Stato non lo ha pagato, gli doveva centinaia di migliaia di euro, e non pagandolo lo ha costretto a fallire perché non riusciva più a pagare gli stipendi, i macchinari, gli operai, i contributi, il proprio stipendio. Ma non solo lo Stato lo ha fatto fallire senza pagarlo, nonostante lui dovesse avere dei soldi, milioni di euro dallo Stato, ma addirittura dopo anni lo Stato gli è andato anche a pignorare la casa perché lui non aveva più i soldi neanche per pagare le tasse. Io sono stato a casa sua un giorno prima che gliela pignorassero e gli ho detto: Sergio, io non lo so se ci riesco a salvarti la casa, perché questo è successo 15 giorni fa, ma ti prometto una cosa, che se andiamo al governo tu vieni con noi e scriviamo una legge per salvare tutti quelli come te a cui la casa non l'hanno tolta, tutti quelli come te a cui lo Stato deve dei soldi. E così da ieri, non da domani, Sergio Bramini è un consulente esperto del Ministero dello Sviluppo Economico e ci aiuterà a salvare imprenditori, commercianti, professionisti, tante persone con vite individuali, tanta gente che fa girare il nostro paese, perché se vogliamo creare lavoro dobbiamo lasciare in pace le imprese, e se vogliamo creare lavoro dobbiamo formare chi non ha il lavoro per quei lavori che servono alle imprese.
Ed è per questo che ho chiesto il Ministero dello Sviluppo Economico e quello del Lavoro, perché le due cose non sono separate. Uno si occupa principalmente di chi dà lavoro, lo sviluppo economico, e un altro si occupa principalmente dei dipendenti, di coloro che lavorano all'interno per esempio di un'azienda, ma non solo. Ma queste due cose sono collegate, perché se ci pensate, se vogliamo creare lavoro, prima di tutto dobbiamo eliminare un'umiliazione e farla diventare un'occasione, che sono i centri per l'impiego, che vanno rifondati, perché oggi sono un'umiliazione per chi cerca lavoro, giovane o meno giovane. Qualcuno dirà, ma non è una competenza dello Stato centrale, è anche una competenza delle regioni. Benissimo, io ho intenzione di riunire tutti gli assessori al lavoro di tutte le regioni italiane, ci mettiamo intorno a un tavolo e vediamo come far funzionare il centro per l'impiego. Quando io vado lì devo dire chi sono, cosa so fare, cosa non so fare, e loro mi devono offrire un percorso per formarmi lavorativamente, al termine del quale mi propongono un lavoro. Se lo accetto, bene, se non lo accetto, problemi miei. Poi c'è chi un lavoro ce l'ha, ma è senza dignità, se ci pensate, perché lavoro può significare tante cose, a volte sono un contratto a una settimana, un contratto a un giorno. Ci sono questi ragazzi, i riders, che sono quelli in bici che portano le pietanze a casa la sera, a cena, a casa delle persone o a pranzo. Quelli vengono sottopagati molto spesso, chiedono diritti e fanno parte di una nuova generazione di lavori che sono in competizione molto spesso con dei software, non con altre persone. Quelli sono il simbolo di una generazione di giovani che quando trova lavoro, più che lavorare, passa il tempo a fare delle cose e ne prende una piccola mancia da quello che guadagna, niente di più. Io domani mattina al Ministero del Lavoro ho convocato i rappresentanti di questi ragazzi, ci metteremo al lavoro per dare diritti a chi lavora tra i giovani e oggi non ne ha, non ha neanche un contratto collettivo, non ha niente. Lavora a cottimo, siamo tornati al lavoro a cottimo. Poi c'è chi invece un lavoro ce l'aveva e l'ha perso, i cinquantenni, i sessantenni. Quello è un momento complicato della vita, in cui i centri per l'impiego ancora di più devono funzionare. Ma mentre io ti propongo di formarti per un lavoro che serve a me Stato, ti devo dare un reddito, che si chiama reddito di cittadinanza. Ma intanto che tu ti formi per quel lavoro, hai dei doveri nei confronti dello Stato. Non è che prendi soldi per startene sul divano, come l'abbiamo visto in tante volte, in tante forme. Per carità, io sono campano, voi siciliani, quindi conosciamo tante distorsioni. Non solo ti devi formare per i lavori che ti dico io mentre ti do il reddito, ma devi dare 8 ore gratis di lavoro pubblico al tuo comune per far risparmiare al sindaco i soldi dei lavori pubblici. Così tutti voi potete pagare meno tasse comunali. E poi c'è chi invece ha lavorato una vita e vorrebbe andare in pensione, non ci riesce. Quanti ce ne sono qui che hanno lavorato una vita? Guardate quante mani alzate. Tutte vittime della legge Fornero, vittime di leggi che sono state create per ridurre il debito pubblico continua a salire e ci hanno tagliato le pensioni o il diritto ad andare in pensione perché dovevamo migliorare le condizioni economiche del paese e il debito continua a segnare record, quindi neanche la soddisfazione di dire vabbè non sono andato in pensione ma almeno ho ridotto il debito pubblico, non è neanche così. Beh, sempre questo ministero, il Ministero del Lavoro, ha la materia delle pensioni con cui possiamo superare la legge Fornero e finalmente fare una quota 100 per mandare in pensione chi ha lavorato una vita e lasciare spazio ai giovani. Poi ovviamente, come vi ho detto, il lavoro si crea con le imprese. E che cosa dobbiamo fare per gli imprenditori? Una riforma fiscale sicuramente, ma soprattutto li dobbiamo lasciare in pace. Questo è un concetto importante. Perché se tu metti per 100 giorni all'anno un imprenditore a fare scartoffie per lo Stato, poi non ti puoi lamentare della produttività delle imprese italiane, perché passano il tempo a lavorare per lo Stato, non a lavorare per creare nuovi posti di lavoro, per creare sviluppo economico. Ed è per questo che
tra le 400 leggi da abolire su cui ci eravamo impegnati durante la campagna elettorale, ce ne sono sicuramente 4 che dobbiamo abolire il prima possibile. Spesometro, redditometro, split payment e studi di settore li dobbiamo eliminare il prima possibile per lasciare a professionisti e imprenditori la libertà di essere persone oneste senza essere perseguitate dallo Stato. Perché la vera assurdità è che si sono fatte leggi per perseguire gli evasori e alla fine si stanno perseguitando quelli che le tasse le hanno sempre pagate in Italia. E questa è una vecchia storia del nostro paese. Io sono orgoglioso di questo governo per 2 ragioni. Una, perché ci attaccano tutti. E vedendo i volti e vedendo le testate che ci attaccano, io sono ancora più motivato ad andare avanti. Sempre di più. E vorrei spiegare anche a chi ci attacca in maniera scomposta, ci hanno detto di tutto in questi 80 giorni, di tutto, che più i media ci attaccano, più le piazze si riempiono, perché queste persone da qualche parte devono sapere qual è la verità sul Movimento 5 Stelle, vengono qui, dopo ci incontriamo, parliamo un po', ci scambiamo qualche informazione dal vivo, senza intermediari. Però c'è un'altra cosa che mi motiva ad andare avanti, è il fatto che abbiamo cambiato il metodo con cui si fa un governo, perché ci abbiamo messo un po'. Ci abbiamo messo un po' perché dal 5 marzo, appreso il fatto che non avevamo i voti per governare da soli, abbiamo detto agli altri: non è che venite da noi per formare un governo in base al numero di ministeri che vi diamo, in base al numero di ministeri che ci date. Non vogliamo questo. Noi vogliamo impegnarvi davanti agli italiani con un contratto di governo, mettendo nero su bianco quello che vogliamo fare per i cittadini. Prima viene il cosa, poi viene il chi. Negli anni invece i governi si facevano in 2 settimane, perché bastava accordarsi su a chi andava il Ministero dell'Interno, a chi il Ministero dell'Economia, a chi la Presidenza del Consiglio, e i cittadini arrivederci e grazie. Pensateci, è la prima volta nella storia della Repubblica che 2 forze politiche si siedono intorno ad un tavolo e parlano con tra di loro per stabilire le priorità di un governo che mette insieme 2 forze. E questo abbiamo fatto. Ci sono tante cose che tra noi e loro ci vedono in disaccordo, ce ne sono alcune che invece ci vedono d'accordo. Che cosa abbiamo fatto? Le abbiamo scritte e ne è uscito lavoro per oltre 5 anni, è uscito il superamento della buona scuola, è uscito l'abolizione della legge Fornero, è uscito l'abolizione della burocrazia, gli studi di settore, quello che vi ho detto. Ne è venuto fuori rifiuti zero, ne è venuto fuori green economy, ne è venuta fuori la nostra prima stella, l'acqua pubblica è nel contratto di governo. Ne è venuta fuori l'abolizione dei vitalizi e delle pensioni d'oro, la revisione totale di voli di Stato, auto blu e scorte inutili. Ne è venuto fuori di tutto. Abbiamo scoperto che andavamo d'accordo su dei punti, ma non è una dichiarazione di intenti, perché questo governo si forma intorno a quel contratto e voi avete la mia parola che finché si faranno le cose in quel contratto il governo va avanti. Ma se scopriremo che o non ce le vogliono far fare o qualcuno non le vuole fare, e allora l'esperienza finisce, perché noi vi dobbiamo dare conto. Però vi posso dire anche un'altra cosa, che a questo tavolo devo riconoscere anche all'altra forza politica il fatto che nessuno mi abbia chiesto in queste settimane: togli questa cosa perché abbiamo una lobby che ci favorisce e non la possiamo fare, togli quest'altra perché al nostro alleato non va bene. Guardate che lì all'interno di quel contratto si è lavorato sempre al rialzo e mai al ribasso, e in quel contratto sulla parte giustizia ci sono tutte le leggi anticorruzione e il conflitto di interessi. Quindi andate a dire a tutti quelli che dicono che siamo schiavi di Berlusconi: lì dentro c'è tutto quello che dovevamo mettere nel nostro programma. E io personalmente
non ho potuto rispettare l'impegno che avevo preso con voi, e cioè di far diventare Presidente del Consiglio il candidato Premier del Movimento 5 Stelle che ero io, ma sono orgoglioso del fatto di aver portato al governo il nostro vero leader, il programma, che è il nostro vero leader e che è quello che ci deve guidare in ogni cosa che facciamo. È la nostra grande occasione che abbiamo. Come vi dicevano prima, al Movimento 5 Stelle è andato il Ministero del Lavoro, dello Sviluppo Economico, della Difesa, delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell'Ambiente, dei Beni Culturali e del Turismo. C'è da lavorare per anni con questi ministeri. C'è la Salute con Giulia Grillo, c'è la Giustizia con Alfonso Bonafede, che sono vostri conterranei. Sono tutte persone che lavoreranno notte e giorno, per come li conosco, per mettere a posto le cose. Prima qualcuno qui diceva meritocrazia, merito, merito. Che cos'è il merito? Il merito è un paese in cui il cittadino onesto, che si vede superare da uno disonesto, non si senta più un fesso e quello si sente il furbo. Semmai è il contrario: quello che è disonesto deve essere emarginato dalla società e quello che è onesto deve essere premiato. E per fare questo dobbiamo fare le leggi anticorruzione. E non c'è tanto da fare su quello. Ci sono un paio di cose da fare che sono nel contratto. Uno, il DASPO per i corrotti. Se tu sei un politico o un burocrate preso con le mani in pasta, tu la pubblica amministrazione non la vedi mai più. Non ci puoi mai più lavorare, non ti puoi mai più fare leggere. Secondo, una cosa che quando andavo negli Stati Uniti per le visite, per gli incontri, anche quelli istituzionali, mi deridevano sempre, perché io dicevo: in Italia abbiamo un alto livello di corruzione, la vogliamo combattere aumentando le pene per i corrotti. E loro mi dicevano: va bene, ma li dovete prima prendere, perché potete portare pure l'ergastolo, ma se non li prendete non li potrete mai mettere in galera. E io dicevo: va bene, ma come fate? Noi abbiamo le migliori forze di polizia in Europa, sono gli investigatori, i carabinieri, la guardia di finanza, la polizia, sono tutte persone che io ringrazio per il lavoro che fanno ogni giorno, e li ringrazio veramente, e sicuramente dimentico qualche corpo, me ne scusino. Ma loro fanno una cosa molto semplice, che si chiama agente provocatore. Quando si insedia un sindaco o si insedia un governatore, loro mandano un agente sotto copertura con una bustarella da quel signore. Se quello prende la bustarella è un corrotto, se non la prende è un onesto. Voi direte: ma quanti poliziotti servono per fare questa operazione? È la domanda che ho fatto io. E loro mi hanno detto: no, guarda, basta una settimana di questa cosa che esce sui giornali e nessuno prenderà più bustarelle, perché non sanno più se è un agente o un corruttore. Ci sono dei metodi, però è chiaro che queste leggi non le ha mai fatte una classe politica che aveva paura poi di farsi beccare dalla gente sotto copertura. E questo è stato il problema di tutti questi anni. Sono punti nel contratto che possiamo realizzare a costo zero e che ci daranno la possibilità di ristabilire un po' di merito. Poi, per carità, il merito si afferma con la cultura, ed è per questo che dobbiamo rimettere a posto la scuola, dobbiamo rimettere a posto i servizi essenziali. C'è una cosa nel contratto che mi piace tanto, l'ho ripetuta per anni e talmente delle volte che l'ho ripetuta è entrata nel programma di governo e Giulia Grillo potrà realizzarla, e cioè togliere la discrezionalità ai politici di nominare i vertici delle ASP, i vertici degli ospedali, i vertici delle ASL. Non è un concetto da poco. Perché io voglio andarmi a curare in un ospedale dove chi sta a capo deve ringraziare il proprio curriculum e non un politico per stare lì. Questo è un concetto che rivoluziona la sanità italiana, rivoluziona il modo di gestire gli ospedali e di sprecare soldi, perché se ne sprecano tanti nella sanità, molti se ne sono tagliati e tanti se ne sono sprecati. Ci sarebbero tante altre cose da dire. Vi posso dire che io ce la metterò tutta, come tutto il Movimento 5 Stelle. Ci abbiamo creduto tanto nell'andare al governo. In questi giorni, soprattutto gli ultimi, sembrava tutto perduto. Sembrava che fosse finito tutto.
E quante volte sembrava che fosse finito tutto, perché è stato altalenante, è stato come stare sulle montagne russe. E sembrava sempre che volessero farci fuori dal governo, perché lo volevano. In qualche modo si sono mossi dei poteri, si sono mossi i partiti, quelli lì che oggi stanno all'opposizione, che criticano il nostro contratto di governo. Loro possono criticare il nostro contratto di governo, perché l'abbiamo fatto pubblicamente in trasparenza, anche le bozze facevamo uscire. Noi non abbiamo mai avuto il piacere di poter criticare il contratto del patto del Nazareno, perché non abbiamo mai saputo nulla di che cosa c'era scritto lì dentro. E non sarà un caso che proprio quelle forze politiche che fecero il patto del Nazareno stanno all'opposizione oggi e quelle che non lo fecero stanno al governo della nazione. Sarà un caso questa cosa qui? Non credo. Credo che alla fine essere persone corrette paghi, a lungo andare, perché l'abbiamo fatto 10 anni fa il movimento. E prima del movimento c'erano le liste civiche, nel 2005 sono nati i meetup. È stato un lungo percorso, nessuno può pensare che possano cambiare le cose dall'oggi al domani. E se ci pensate, oggi siamo solo ai blocchi di partenza, cioè finalmente ci hanno fatto partire, anzi ci hanno fatto schierare, perché domani molti dei ministri andranno a prendere servizio nei loro ministeri, cominceranno a cambiare qualche vertice, io cambierò qualche vertice del ministero, dobbiamo creare discontinuità, dobbiamo cominciare un po' a creare discontinuità col passato, con quelli che hanno governato, con quelli che hanno nominato le persone lì. Però alla fine in questi giorni mi è stata rivolta una domanda più volte: ma non è che Salvini ti sta fregando? Non è che quello ti sta fregando? E io rispondevo sempre: io non lo so se mi sta fregando, ma preferisco personalmente passare sempre per una brava persona piuttosto per quello che frega la gente. E credo che questo concetto alla fine abbia sempre pagato per il Movimento 5 Stelle. E quel governo che è nato col giuramento dell'altro ieri dimostra anche che non ci stavamo fregando e che non ci stavano fregando. Era solo una questione di mettere insieme bene questa squadra. E oggi abbiamo una squadra con un ministro dell'economia, un ministro degli esteri, un ministro degli affari dell'Unione Europea e il presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, che andranno in Europa nelle prossime settimane a ricontrattare i fondi che ci spettano, perché ricordiamoci sempre che questo è un paese che dà 20 miliardi di euro all'Unione Europea, ne vede rientrare poco più di 10, quindi ne diamo più di quelli che rientrano. Ma se ci vengono a dire che nei prossimi 7 anni ci tagliano soldi sull'agricoltura e sul fondo sociale, che significa anche quello da cui attingeremo per il reddito di cittadinanza, e allora non è un'Europa solidale, perché due sono le cose: o si stanno spostando quei soldi verso altri stati, o si sta credendo erroneamente a quei dati di cui vi parlavo prima, per cui qualcuno dice che l'Italia sta andando meglio. Alcune regioni stanno andando meglio, mentre altre stanno andando ancora peggio di come stavano, e questa è una considerazione che dobbiamo fare. E in questo governo torna il Ministero per il Sud, che si dovrà occupare di una parte del paese dimenticata e abbandonata, con Barbara Lezzi, che è il Ministro per il Sud della Repubblica Italiana. Nella squadra di governo c'è anche un ministro che non esiste nel resto del mondo, si chiama Ministro per la democrazia diretta, si chiama Riccardo Fraccaro, un nostro parlamentare con cui ho lavorato per tanti anni. Il ministro della democrazia diretta ha una funzione che è la funzione principe per cui è nato il Movimento 5 Stelle. Noi non siamo nati per entrare nei ministeri e impadronirci del potere al posto di quelli di prima. Noi siamo entrati nei ministeri per restituirvi il potere, e non è retorica. Noi abbiamo sempre parlato dall'inizio di democrazia diretta e partecipata. Che cosa significa? Andate a vedere alla voce riforme nel contratto. Prima di tutto c'è una sforbiciata al numero di parlamentari, se permettete facciamo un taglietto al numero di parlamentari, che sono anche troppi. Secondo, c'è l'abolizione del quorum ai referendum.
cioè deve contare chi va a votare, non deve contare chi se ne sta a casa, come è stato in tutti questi anni in cui non si raggiungeva il quorum. Andavamo a votare e aveva deciso per noi quello che se n'era stato al mare o a casa. Perché? Perché la politica gli diceva andate al mare, oppure nascondeva il fatto che si votava quel giorno. E secondo c'è il referendum propositivo senza quorum, che significa che non dobbiamo andare a votare il referendum solo per abolire le leggi, come è stato fino ad oggi. Noi dobbiamo indire un referendum anche per approvare una legge. Io raccolgo le firme, come faccio per quella abrogativa, 500.000 firme a livello nazionale per una proposta di legge, si indice il referendum, se vince il sì è legge. Questo che cosa significa? Che non bisogna più pregare gli onorevoli di farci una legge, ce la facciamo noi la legge andando a votare, indicendo il referendum. Quando avremo fatto questo il Movimento 5 Stelle non avrà neanche più ragione di esistere, perché io sarò un cittadino che anche da fuori le istituzioni può promuovere una proposta di legge su un tema caro alla cittadinanza, perché ci vogliono 500.000 firme, e farla diventare legge indicendo quel referendum. Ci sono tante cose belle, io sono in questo momento emozionato e entusiasta per quello che si deve fare. Vi chiedo due cose: di stare vicino a noi a Roma, perché non ce ne faranno fare con molta facilità. Queste sono solo alcune delle cose che ci sono in un contratto di circa 60 pagine, quindi non è una cosa da poco. E poi vi voglio dire un'altra cosa, che votare un sindaco 5 Stelle a Messina significa avere dopo tanti anni un sindaco che ha dalla sua parte il governo centrale, e questo non è cosa da poco, fa la differenza. Io ho imparato tanto dai nostri sindaci, perché i nostri sindaci hanno dovuto combattere continuamente contro le regioni, lo Stato centrale, che si mettevano contro i nostri sindaci, gli toglievano risorse, non gli permettevano di fare delle opere, di mettere a posto le strade. È successo tante volte. Abbiamo il contrario. Oggi potete completare l'opera. Non ci siamo riusciti alle regionali, seppure io ringrazio Giancarlo Cancelleri, perché l'onda è partita da lì, dalle elezioni regionali dell'anno scorso, dell'autunno dell'anno scorso, è tutto partito da lì, perché è stata un'onda enorme che poi abbiamo fatto la campagna elettorale per le politiche, poi dopo il 4 marzo abbiamo provato a formare il governo e l'abbiamo formato. Senza quella campagna, senza l'aiuto di Giancarlo in questi mesi, il suo sostegno, non saremo al governo. È stato uno di quelli che ha spinto il movimento, e anche quando nel suo secondo mandato è tornato a fare il deputato regionale c'è stato sempre a spingere, ha fatto la campagna delle politiche insieme a tutti gli altri deputati regionali e ce l'abbiamo fatta. E come sempre le grandi rivoluzioni partono dalla Sicilia, ancora una volta voi l'avete dimostrato, perché siete stati la prima regione a darci una fiducia così alta. Adesso completiamo l'opera. Se volete, eleggiamo un sindaco 5 Stelle qui a Messina. Dobbiamo andare al ballottaggio e poi al secondo turno andiamo a prenderci la città per restituirvene le chiavi dopo tanti anni. Non lo so, lo dico sinceramente, non lo so come andranno le comunali. Perché noi abbiamo sempre un comportamento che dipende dal candidato sindaco, che è una persona valida, dalla lista, dal gruppo quanto ci ha lavorato. Qui ci sono parlamentari, deputati regionali, avete letto tante persone in questi anni che cercano di lavorare dall'opposizione. Non lo so come andranno le comunali in generale, ho visto in alcuni casi delle città fare degli exploit bellissimi, una lista contro 10 liste, e in altre città dove ci dicevano che saremmo andati fortissimo, magari per pochi voti non raggiungevamo il ballottaggio. Però vi posso dire una cosa, che la differenza la fa sempre l'astensione sul Movimento 5 Stelle, cioè chi non va a votare decide di consegnare la città, la regione o il paese a quegli altri là. Tanto è vero che in questa provincia la differenza di risultato del movimento dalle regionali di 3 mesi prima alle politiche di 3 mesi dopo è abissale. Ci sono delle aree di questa provincia di Messina dove abbiamo preso il 9% a novembre e abbiamo preso tipo il 30% a fine febbraio inizio marzo. Ma la differenza l'ha fatta l'astensione, perché
alle regionali ha votato meno della metà dei siciliani, alle politiche molto più della metà dei siciliani. Quindi chi non ha voglia di andare a votare sappia che sta favorendo quelli che questa città l'hanno massacrata, che questa regione l'hanno massacrata. Perciò vi chiedo di coinvolgere quante più persone possibili. Io domani mattina rientro da Catania con un aereo, arrivo a Roma, vado al Ministero e comincio a mettere intorno a un tavolo tutte le parti sociali massacrate dallo Stato in tutti questi anni. Non so quanto ci vorrà per recuperare la carneficina sociale fatta dallo Stato negli ultimi 20 anni, ma sappiate che non ci risparmieremo. Staremo in quei ministeri dalla mattina alla sera. Io vi prego solo, quando torneremo nelle piazze, di venire a salutarci, incontrarci e incoraggiarci, perché non ho detto che saremo perfetti, qualche errore lo faremo, ma quando lo faremo vi chiederemo scusa. Grazie, grazie mille, grazie, grazie, grazie. E 50 della mano. E la